Ciao amici, ogni tanto chi non desidera un gelato in estate per rinfrescarsi e gratificarsi con un po' di dolcezza? Ma se il gelato è un attentato alla linea e alla salute, meglio lasciar perdere. No, io adoro il gelato! In realtà il gelato può essere un alimento pieno di zuccheri e polverine industriali oppure un alimento sano e anche dietetico se fatto in casa con ingredienti sani. Vediamo oggi come fare un gelato al cioccolato pieno di bontà e salute, ricco di antiossidanti, benefico per l'umore e attiva metabolismo. Ma io non ho la gelatiera. Questo gelato genuino e casalingo si fa senza gelatiera, è facilissimo per tutti. È un gelato vegano, cremoso e senza latte, ottimo per chi ha dieta o intollerante al lattosio. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace e tanti nuovi video. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Gelato alla banana e cioccolato. Ingredienti per una persona: una banana matura, 2 cucchiaini di cacao amaro, un po' di acqua o latte di riso. Preparazione: sbucciare la banana e tagliarla a rondelle, metterle in un sacchetto per il congelatore e congelarle per almeno 3 o 4 ore. Una volta congelate, metterle nel frullatore o nella ciotola del mixer. Iniziare a frullare a impulsi fino a quando la banana sarà sbriciolata. A questo punto aggiungere 1 o 2 cucchiaini di acqua o latte di riso e poi il cacao. Frullare per incorporare bene gli ingredienti fino a ottenere una consistenza cremosa. Se serve aggiungere ancora un po' di liquido, ma non troppo, altrimenti diventa un frullato. Esatto, il gelato al cioccolato è pronto. Se serve si può mettere in freezer ancora un po'. Proprietà degli ingredienti: la banana. Le banane sono ricche di potassio, ottimo per contrastare il caldo estivo, contengono fibre e zuccheri che allontanano da altri dolci e sono ottime per la dieta. Il cacao è ricco di teobromina, un antiossidante che contrasta l'invecchiamento, inoltre stimola la serotonina, l'ormone della felicità e del buon umore. Avete visto com'è facile fare un gelato sano e pieno di benefici? Ed è pure buono! Sì, è facile, veloce e dietetico. Per vedere altre ricettine facili e veloci, iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!